spazio al professore, grazie. Assolutamente sì, il professor Connett, insomma, gli luccicano gli occhi quando lo invitiamo nelle nostre zone. Oramai in Italia era il 54esimo viaggio che fa. Ha iniziato a Los Angeles, ha iniziato per i paesi australiani e neozelandesi, per approdare e arrivare in Italia e qui fermarsi stabilmente, sostanzialmente, perché in ogni suo viaggio lungo i continenti l'Italia è una tappa fondamentale. E da circa 3 anni, questa è la quinta volta che viene qui in Campania e viene nella provincia di Napoli, perché ha capito che, come probabilmente l'abbiamo percepito anche noi, che quando si tocca il fondo non c'è altra strada che risalire. Per cui nel momento in cui siamo arrivati dove siamo arrivati, con la devastazione ambientale di questa portata, con aree del nostro territorio protette da tutte le norme e le forme legislative possibili, eppure violate costantemente, quando la Campania e le nostre aree in particolare, considerando che l'area vesuviana appartiene a un SIN, sito di interesse nazionale ad altissimo inquinamento ambientale, si chiama litorale vesuviano, insieme a quello del Sarno, una delle aree più devastate da questo punto di vista, e che purtroppo lasciamo, dico noi, la mia generazione, a quella che viene dopo, un disastro di immane proporzioni, che purtroppo peserà molto sulle nostre coscienze, ma anche sulla salute futura di voi tutti e dei vostri nipoti probabilmente. Allora, come dire, uno scatto e una voglia di cambiare dal profondo viene a tutti. E in questo senso dobbiamo ringraziare effettivamente le istituzioni, in particolare le scuole, che stanno seguendo molto da vicino questo particolare momento e lo stanno declinando in rapporto a quelle che sono le aspettative di una nuova generazione, che non è soltanto quella come primaria del lavoro, che è quella dell'occupazione, ma è anche quella della salute, dell'ambiente, della vivibilità, che è fondamentale, che è un diritto garantito dalla Costituzione. E purtroppo in questi anni abbiamo visto completamente violato questo principio. Allora, il discorso di fondo è che, partendo dalle piccole cose, partendo dai nostri comportamenti, innanzitutto siamo in grado, mettendoli insieme, facendo comunità, facendo massa, far cambiare le politiche delle nostre realtà sociali, le politiche dei paesi, le politiche delle città, le politiche delle regioni e le politiche nazionali. E in questo senso l'associazione Zero Waste Italia, che appartiene un po' alla trafila di Zero Waste Europa e Zero Waste Mondiale, di cui Connett è un po' il primo attore sostanzialmente, spinge proprio le comunità a cambiare, a modificare il loro rapporto. Parlare di zero waste, rifiuti zero, può sembrare un'utopia, un'utopia possibile, ma un'utopia. Diceva Gandhi una famosa frase in cui prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. Nel senso che la prima fase è un po' passata, zero waste è passato un po' nell'immaginario collettivo come qualcosa di cui bisogna meno informarsi. Siamo alla seconda fase, il combattimento. Quando questa filosofia di fondo, che è una filosofia, dice no in discariche, no agli inceneritori, lo fa con un dato di fatto. Dopo assisterete, diciamo, tecnicamente come è possibile arrivare a questo processo, che è molto semplice e banale, come l'uovo di Colombo. Però se noi partiamo dal presupposto che innanzitutto deve cambiare la realtà sociale nella quale viviamo, deve cambiare i comportamenti verso i consumi e dobbiamo costringere a cambiare diciamo il projecting industriale, nel senso che il designer industriale deve fare in modo che il rifiuto non deve essere più prodotto dall'industria. Allora tutto quello che noi possiamo recuperare, riciclare, riutilizzare e compostare, quello che avanza è il rifiuto e non può essere più prodotto dall'industria. Se riusciamo ad arrivare a questo punto, faremo in modo di cambiare completamente le politiche, tutto quello che noi riusciamo a mettere in campo e di recuperare materia, perché sostanzialmente quello che aspetterà alle vostre generazioni da qui a 10 anni sarà un discorso molto importante, che costringerà purtroppo paesi estremamente evoluti come quelli europei a confrontarsi con paesi fortemente sottosviluppati come quelli del terzo mondo, ma che hanno una implementazione abitativa notevole. 400 milioni di europei non possono competere con un mondo, con una terra che recupera risorse dalla terra, con 2 miliardi di persone che appartengono all'altra parte del mondo, che ha fame, che ha voglia di crescere, che ha voglia di costruire, per cui la terra sarà distrutta in un niente. Allora
la nostra intelligenza, la nostra tecnologia, il nostro vantaggio di essere un po' più avanti è quello di cominciare a risparmiare sulle risorse. E il recupero, la tecnologia che riguarda i rifiuti zero è proprio questa, cioè recuperare le risorse che noi buttiamo via. Non è possibile che c'è bisogno di un altro mondo per buttare l'immondizia e non recuperare il mondo in cui oggi noi siamo attori e protagonisti, e lo saranno i nostri figli e lo saranno i nostri nipoti. Da questo punto di vista è rivoluzionaria l'idea, su questo ascolterete sicuramente in maniera più tecnica, però due brevi cose le voglio dire che riguarda anche il perché noi ci interlacciamo con le istituzioni, perché crediamo che fondamentalmente ogni società è regolata secondo quella che in Italia abbiamo come carta costituzionale, per cui senza quelle che Connett chiama le leadership illuminate o meno bisogna vedere, ma le leadership illuminate sono quelle che poi possono condurre i piccoli paesi e le grandi città a questo tipo di soluzione, e quindi in questo senso il nostro approccio alle amministrazioni comunali è fondamentale, lo diceva l'avvocato Alessandrella, che ringrazio a nome di tutta l'associazione Frontiamo, che veramente sta facendo un lavoro enorme in questa città, perché per noi Torre Annunziata, dei comuni limitrofi, vengo da Bosco delle Case, è un po' il faro, la città guida nel bene e nel male, in questo senso credo che sia anche una città che possa dare una svolta, un riscatto a questo territorio. Diceva l'avvocato Alessandrella che stamattina il comune di Torre Annunziata ha aderito finalmente anche lui al protocollo verso i rifiuti zero, che poi sostanzialmente mette in campo una piccola cosa, l'osservatorio. L'osservatorio non è altro che lo strumento attraverso cui si interfacciano le amministrazioni comunali e le comunità dei cittadini, le associazioni, i comitati, tutto ciò che c'è dentro, diciamo, questa voglia di cambiamento, e in quella sede si ha la possibilità di confrontarsi su quali sono le criticità per arrivare poi a una raccolta differenziata spinta, a una raccolta differenziata di qualità, a una riduzione del rifiuto, come diceva giustamente la vostra dirigente scolastica, a quello che dovrebbero essere le politiche da mettere in campo affinché meno rifiuto si produca, meno inquinamento si fa, ma soprattutto anche dal punto di vista economico meno si paga con tasse che per noi sono veramente distruttive a fronte di servizi, a fronte di qualità di servizi veramente degradati. Quindi è tutto una commissione, tutto un connubio che alla fine ci potrà portare sicuramente ad avere realtà virtuose, ad avere il minor inquinamento possibile e ad avere il minor costo possibile per cose che noi alla fine rifiutiamo. Ecco, sotto questo aspetto il nostro lavoro è quello che, diciamo, stiamo cercando di fare. Oggi abbiamo in Italia 117 comuni, il 18° probabilmente sarà domani mattina a Nola, 117 comuni che hanno diritto a rifiuti zero, 2 milioni e mezzo di abitanti comprendono queste città, abbiamo grossa criticità, pensate alla città di Napoli, però stiamo lavorando circondando la città di Napoli, quasi tutti i capelli con i paesi vesuviani, quasi tutta l'area della costiera sorrentina, qualche comune di Napoli Nord sta circondando Napoli e sta premendo su Napoli, perché Napoli è una metropoli, c'è poco da fare, insomma, 1 milione di abitanti, però come vedrete dopo 1 milione di abitanti è Los Angeles, oggi fa l'82% di raccolta differenziata, 1 milione di abitanti è Napoli, non siamo geneticamente diversi dagli americani, abbiamo tutta la voglia, tutta la possibilità di dimostrare che può essere invertito il discorso e che alla fine si può arrivare a un prodotto finale che può essere non prodotto dall'industria e che anche oggi le nuove moderne tecnologie, quelle di estrusione a freddo, quelle che non prevedono gli inceneritori, possono far sì che quel materiale che è materia per noi buttata via diventi materia prima secondaria da essere riutilizzata successivamente per alcune opere stradali senza inquinare e eliminando alla fonte il materiale di risulta. Per cui alla fine non c'è bisogno di strumenti come gli inceneritori che servono semplicemente a dare economia alle lobby, pochissimi posti di lavoro e un inquinamento ambientale che serve solo a distruggere la materia, voi me lo insegnate, io ho perso da me questo contatto con la fisica, che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si crea, tutto si trasforma. Non è pensabile che il rifiuto una volta bruciato scompaia, si trasforma in tante microparticelle che noi chiamiamo nanoparticelle e che alla fine non possono essere ancora con strumenti attuali evidenziate, che però sappiamo da ricerche che vengono fatte da istituti privati, perché il pubblico su questo non vuole metterci le mani, alla fine serve solamente ad inquinare un panorama sempre più vasto. Quindi in questo senso meno riforniamo questi strumenti che alla fine non risolvono il problema e più riusciamo a vivere meglio nel nostro ambiente e a salvaguardarlo per le generazioni future. Questo è il messaggio che
incoraggiamo. Su questo io vi prego, anche come soprattutto ai giovani, di essere costantemente, come dire, solleciti verso i vostri dirigenti scolastici, che veramente a Torre Annunziata, devo dire la verità, hanno una grande capacità, l'avessimo avuta noi nei nostri tempi, diciamo, questa voglia di sperimentare e di comprendere anche sotto questo aspetto, avremmo lasciato sicuramente un mondo un poco migliore di quello che vi lasciamo oggi. Però da questo punto di vista sfruttate queste qualità, queste capacità. Vedo anche il presidente del De Chirico che da questo punto di vista, diciamo, spinge tantissimo su questi aspetti. Bene, avete grandi capacità, grandi intelligenze, avete anche oggi finalmente un modo politico di affrontare questo problema, sfruttatelo fino in fine e fate sentire il vostro peso, la vostra qualità, perché è l'unica cosa che può cambiare dal basso le politiche nazionali. Grazie.